Chi c'è oggi nel faccia a faccia con Martina Procaccini? Allora, non ci crederai, ma nel faccia a faccia con Martina c'è un'altra Martina, tra l'altro anche lei con un cognome lungo come il mio, Martina Sant'Andrea, che arriva direttamente da Tokyo. No, direttamente no, sono 6 mesi, però insomma, ha vinto qualcosina a Tokyo, ora ce lo racconterà lei, soltanto che io non la sento. Pronto, mi sentite? No. Marti? Io vi sento. No, vedi, no, non ci sentiamo noi nelle nostre cuffiette. Ma adesso sistemiamo tutto. Marti, ti senti? Ciao. Eccola, io vi sento. Perfetto. Ok. Allora Marti, ciao a tutti. Tu con la tua squadra hai vinto il bronzo alle Olimpiadi. Noi ci siamo già fatte un po' una chiacchierata, ci siamo conosciute, però ci racconti un po' l'emozione di quei giorni? Bloccata. Si è bloccata con il sorriso. Si è bloccata benissimo. Questa è una fortuna enorme. Di solito uno si blocca alle Olimpiadi di Tokyo. Mi vedete? Perfetto. Sì, ora sei tornata perfetta. Ok. Sì, dicevo, noi abbiamo vinto il bronzo con la mia squadra alle Olimpiadi di Tokyo. Devo dire, sono passati 5 mesi, ma ancora l'emozione si fa sentire. Ogni mese che la ricordiamo è qualcosa di indescrivibile, davvero. E lo diciamo sempre, è stato il coronamento di un sogno, di questi 5 anni che abbiamo vissuto insieme, H24, perché noi viviamo insieme H24 in ogni momento, e concludere appunto questo ciclo olimpico in questo modo non potevamo chiedere di meglio, ecco. Beh, ecco, mandiamo proprio questo bel messaggio. Voi vivete un po' in simbiosi, no? E poi le donne ancora di più, quando vivono insieme, diventano proprio simbiotiche, quasi anche biologicamente, possiamo dirlo. Ecco, facciamo passare questo messaggio di che andiamo un pochino a cambiare, no? La credenza che, no, le donne tra di loro non si legano. Invece voi siete una squadra molto unita. Marti, purtroppo ti vediamo bloccata e non, quindi né ti sentiamo né ti vediamo. Adesso penso sia proprio crashato Zoom. Ma va bene, parlando proprio di parlavamo di Microsoft ed eccoci qua. Siamo tornati, è tornata Martina, forse. No. Io lo dico sempre, maledetta tecnologia. Come se avessi 80 anni. Provo a spostarmi. Se okay. Riesci a trovare, esatto, perché effettivamente stai dentro una palestra che probabilmente è tipo bunker. Il bunker sarà il bellissima luogo. Bellissima Martina. Bellissima Martina, e soprattutto è bellissimo vederla in diretta direttamente dalla fine degli allenamenti. Beh, ma ora esatto. Ci arriviamo agli allenamenti di Martina, che sono intensissimi. Dicevo, Martina, facciamo passare un po' questo messaggio, no? Che sempre, no, le donne, invece voi siete una squadra molto unita, perché poi dicevo, le donne entrano proprio in una simbiosi perfetta. Esatto, sì. È difficile da credere, perché tutti purtroppo non riusciamo a sentire chiaramente Martina, ma Vischio la sente. Allora, che poteri speciali ha Vischio? Io non so come, prima non la sentivo, ho cambiato gli auricolari, adesso la sento. Quindi il problema però, sono gli auricolari. O forse il problema siete voi, o io. Bravo, esatto. O tu hai dei superpoteri, o noi ne abbiamo un minus di poteri. Esatto, Vischio, secondo te. Esatto. Secondo me è Vischio che ha i superpoteri. Lo dico io, vedrai. Ormai... Io te l'avevo detto. Comunque ti posso Marti, dire... Marti, sì. Provo a cambiare col telefono. Forse non avete sentito quello che ha detto. Sì, ha detto il problema del telefono. Questo l'ho sentito, visto. Okay. Ma non è che adesso ho assunto i tuoi poteri? Sì, perché io non ho sentito. Te li ho rubati. Incredibile. Marti, facciamo una prova?
Facciamo intanto una prova con, okay, con il telefono. Adesso ti sentiamo. Ti sentiamo già meglio. Sì, tu prova a parlare. Almeno ti sentiamo. Mi sentite e mi vedete? Sì, dai, sembra di sì. Speriamo sia la volta buona. Dai. Vai, se vuoi riprendere da dove ti abbiamo interrotto, praticamente proprio dall'inizio della risposta. Sì, dicevo che noi siamo insieme e bene, sappiamo qualsiasi cosa l'una dell'altra, e quindi si è creato questo legame di sorellanza che è qualcosa di incredibile, veramente, che va oltre alla semplice amicizia. Io lo dico sempre, sono figlia unica, però quando sono arrivata qui ho trovato altre 9 sorelle con cui ho condiviso tutto, gioie, dolori, fatiche, medaglie, quello che c'è dietro alla medaglia, quindi è davvero qualcosa di incredibile. Ecco, ma c'è tra di voi quella che tu mi hai raccontato, che il giorno proprio all'Olimpiade, quando avete vinto la medaglia, è stato un po' un insieme di emozioni, perché la mattina c'era molta ansia, poi dopo è diventata senso di responsabilità, poi adrenalina, alla fine gioia, perché insomma avete vinto, no? Però ecco, in questa commistione di emozioni, ognuna ha un ruolo diverso? E se sì, tu che ruolo hai? Tranquillizzi o vieni diciamo tranquillizzata? Che quando noi abbiamo affrontato questa Olimpiade, ed era per 3 ragazze, tre di noi era la prima Olimpiade, mentre per Ale Marti era la seconda, quindi diciamo che loro ci hanno un po' traghettato su quello che sarebbe stato affrontare un'Olimpiade, e loro, avendo già comunque questa esperienza olimpica, ci hanno aiutato tantissimo. Come ci hanno sempre detto, in realtà, ci hanno sempre detto, noi ragazze entreremo in pedana e sarà come fare una gara normale, perché noi ogni volta che entriamo in pedana abbiamo la responsabilità e l'onore di rappresentare l'Italia e di fare al meglio. Quindi è stato così anche quel giorno. Devo dire che io stentavo a crederci quando me lo dicevano, e dicevo, no, sicuro io avrò una tensione, un'ansia pazzesca. Invece devo dire che è stato proprio così, perché siamo arrivate a quell'appuntamento mai così pronte, mai così sicure. Quindi anche se c'era magari un minimo due punto, c'era subito l'altra che la guardava con quegli occhi di voglia, di sicurezza, e non c'è stato proprio bisogno di dire altro, ecco. Certo, quindi con occhi rassicuranti. E poi anche nel mangiare vi siete trovate, hai detto che lo sgarro che fate, siete tutti amanti del gelato, questa è una cosa che mi ha colpito, perché io so che Martina fa tantissimi sacrifici, cioè lei ha un allenamento serrato, se adesso ce lo racconti, e vabbè, questa piccola passione del gelato insieme a tu, la stessa identica di tutta la squadra, quindi questa è una cosa che mi ha colpito. Insomma, non sono pochi i sacrifici che fai quotidianamente. Come, quanto ti alleni e quanto, ci sono delle volte in cui ti pesa sinceramente? Beh sì, allora noi ci alleniamo 8 ore al giorno e con il riposo della domenica e basta, quindi sono tante ore in cui devi rimanere concentrata e comunque lavori con altre compagne, non lavori solo per te stessa, quindi c'è sempre questa sorta di rispetto e di dare sempre il massimo, appunto perché non si è soli ma si lavora in una squadra, e facciamo sì qualche sacrificio anche noi, soprattutto dal punto di vista alimentare, giustamente, perché noi dobbiamo essere sempre in questa forma longilinea che ci permette appunto di compiere dei movimenti molto fluidi e molto eleganti, diciamo. Quindi sì, abbiamo un regime alimentare non troppo faticoso, normale, per essere in salute, con qualche sgarro, è vero, perché tutta la squadra adora il gelato, quindi le nostre serate gelato ci sono, quindi ecco sì. E diciamo che ogni tanto è normale che la mattina ti svegli e dici, rinizia una giornata di 8 ore, ti svegli alle 7 e dici ok. Quindi sì, ogni tanto può pesare, però alla fine per la passione che abbiamo e per tutto quello che ci sta dietro, non ti dico mai che mi è pesato tantissimo, ecco.
Rimaniamo ancora sull'atleta, Martina, no? Ancora prima che sulla persona. Quali sono, diciamo, i tuoi punti di forza proprio nello sport che pratichi e dove trovi delle difficoltà? Allora, il punto di forza, devo dire che sono una ragazza molto umile, sempre con la testa bassa e al lavoro, anche se magari abbiamo vinto tante medaglie, adesso anche con questa medaglia olimpica ci siamo comunque rimesse a testa bassa a lavorare per riprendere questo nuovo ciclo. Quindi devo dire che mi metto sempre molto a disposizione della squadra e cerco sempre di aiutare, di dare una mano quando ci sono magari dei momenti di difficoltà. E un punto di debolezza, devo dire che quando magari non mi viene una determinata cosa, un determinato esercizio, divento molto testarda e mi arrabbio molto con me stessa, diciamo. Quindi piuttosto muoio in pedana finché non lo faccio bene, devo stare lì, provarlo e riprovarlo, e devo dire che a volte mi arrabbio anche molto. Però, beh, dai, che in realtà poi a volte può essere anche un punto di forza questo, può essere un pregio, però ogni pregio poi portato al suo estremo diventa un difetto. Esatto. Senti, tu vieni da una piccola realtà, se non sbaglio, come si chiama il paese da cui vieni? Io sì, vengo da San Pietro in Casale, che è in provincia di Bologna. Ok, e da quando è nata questa passione e quanto è stato difficile portarla avanti anche nell'adolescenza? Molte volte, sai, le piccole realtà sono chiaramente un pochino più decentrate, quindi hai trovato difficoltà, perché molte volte è anche questo il problema di alcuni sport, no? Beh, certo, io ho iniziato con i corsi di ginnastica nel mio piccolo paese, poi la società affiliata a dove stavo io era a Ferrara, quindi ogni giorno il mio santo nonno mi portava da San Pietro a Ferrara, che sono circa 40 minuti, e poi mi riportava a casa. Quindi devo dire che senza di lui ora non sarei nemmeno qui, perché davvero mi portava sempre sempre in palestra. Quindi la già medaglia è anche un po' di nonno. Certo, e della nonna, tutti, dei genitori, perché devo dire che già noi all'età, quando iniziamo la prima media, abbiamo degli allenamenti molto serrati, anche in società. Ci allenavamo circa 6 ore al giorno, quindi finivo scuola, mangiavo di fretta e poi andavo subito in palestra. La sera tornavo e cenavo e poi mi mettevo a studiare. Quindi diciamo che già da piccole si iniziano a fare questi sacrifici, che poi per me sono stati ripagati al 100%, però insomma è così, cioè per arrivare a dove siamo ora in squadra nazionale c'è già un percorso prima all'interno delle società in cui insomma di grande lavoro. Quindi sei sempre stata determinata a questo tuo obiettivo, che è poi quello che oggi hai raggiunto e quindi ne sei felice, non ti è mai pesato particolarmente, magari in età adolescenziale, dover rinunciare a qualcosa che è un po' più tipica di quell'età? Beh sì, quando poi ho iniziato le superiori vedevo comunque tutte le mie compagne e i miei compagni che comunque avevano una vita sociale al di fuori comunque della scuola, si incontravano, le feste, così. E io non ho mai fatto tutto questo, però ho sempre pensato che poi una volta finito questo percorso avrei potuto recuperare tutto quello che ho perso, ecco. Invece ci sono delle cose che chi non fa sport e chi non prova queste emozioni poi nella vita non troverà mai, quindi sono sicura che non è mai stato tutto perso, ecco. Ecco, tu l'altra volta quando ci siamo fatte la chiacchiera telefonica mi hai detto che effettivamente la carriera poi delle ginnaste finisce presto, perché inizia presto, infatti la tua è iniziata molto presto e quindi appunto finisce presto. Quando finirà? Che cosa, chi vuole essere Martina? Come ti vedi nel futuro? Un po' più futuro, non un futuro prossimo diciamo, un futuro un po' più lontano. Bella domanda. Allora, comunque Mi vedo dentro all'ambiente dello sport, perché è quello che ho fatto fin da quando ero bambina ed è quello che mi appassiona di più. Quindi adesso ho iniziato l'università scienze motorie, quindi rimango sempre nell'ambito sportivo. E lavorare magari come organizzatrice di eventi o comunque anche allenare le piccole ragazze della ginnastica. Mi piacerebbe trasmettere insomma quello che ho imparato alle piccole ginnaste. Anche perché devo dire che in questi ultimi anni la ginnastica è cresciuta tantissimo
e molte più, vediamo che molte più ragazze, bimbe proprio seguono la ginnastica, e questa è una cosa che a noi ci fa super piacere, vuol dire che comunque abbiamo lasciato, lasciamo una bella immagine, ecco. Questo è bellissimo, se posso dire una mia opinione, insomma, se possiamo un attimo fare una digressione, perché molte volte a noi ci capita di intervistare altri atleti che magari nel frattempo, appunto come te, iniziano l'università, fanno una strada parallela, che insomma anche lì è una scelta rispettabilissima, eh. A me piace particolarmente questa tua coerenza anche in un piano B, che sarà quello poi appunto a carriera sportiva finita, però è sempre legato con lo sport che si è sempre fatto. Questo mi piace molto, insomma, invece molti altri magari scelgono altre strade, per carità è una scelta, ripeto, rispettabilissima, ma apprezzo particolarmente questa tenacia e quest'amore, quindi di fatto proprio per questo sport. Ho una domanda che riguarda proprio questo sport, che effettivamente è uno sport un po' più femminile, diciamolo, perché anche proprio come importanza, no? Come prestigio ce l'ha più la squadra femminile, si pratica un pochino, no? Certo, è Tecnico. prettamente femminile. Cioè, scusa, allora, stavo litigando con il direttore, tutto a posto. Noi se non litighiamo almeno una volta ogni intervista non siamo felici. Non ti Dicevo, quindi preoccupare. effettivamente è uno sport un po' più femminile, no? Però questo è perché, io lo dico perché, lo dico così da follower, da seguace dello sport in generale, però magari non è una cosa corretta, quindi chi meglio di te può confermare o ribaltare la situazione? È vero o no? Questo è uno sport più maschile, più femminile. Poi leggevo che c'è una sorta di competizione nella ginnastica ritmica maschile, che comunque esiste, però un po' all'europea e all'orientale invece, perché in Giappone è più quasi una pratica, una disciplina del samurai, mentre invece in Europa è diversa. E lì si mettono insieme più discipline, tipo la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, e invece qui è proprio più ginnastica ritmica propriamente detta, ecco. Che ne pensi tu? Esistono sport più maschili e sport più femminili o no? Allora, devo dire sinceramente che la ginnastica ritmica si presta ad essere uno sport un pochino più femminile. Ora sta crescendo un movimento di ginnastica ritmica maschile, soprattutto in Spagna e anche in Russia. In Russia hanno creato questa specie di ginnastica ritmica che però con degli attrezzi un pochino diversi da quelli che utilizziamo noi donne e con magari degli elementi che prende anche dalla ginnastica artistica, quindi magari salti un pochino più sviluppati, cose che si adeguano più, diciamo, alla parte maschile. E devo dire che abbiamo visto qualche spettacolo, cioè su qualche esibizione, e è veramente bella da vedere, cioè abbiamo visto degli atleti davvero davvero bravi. Quindi cioè, se potrebbe nascere questa specie di ginnastica ritmica maschile, ti dico ci sta, però invece come la fanno magari in Spagna, che vedi proprio la ritmica femminile trasportata in un uomo col body, ti dico è un po' difficile da vedere, ecco. Certo, beh, perché comunque, come dire, si vede, no? Manca forse proprio quella leggiadria che non è propria del corpo maschile, ma proprio per, come possiamo dire, per fisicità. Quindi, Esatto. viene un po' meno quello che poi è il risultato migliore e ottimale della ginnastica ritmica, che si basa proprio sull'idea di leggerezza, non a caso si ha delle farfalle azzurre, insomma. Esatto. Un po' come nella danza classica, ci sono le ballerine, le vedi che vengono sempre sollevate da un uomo e fanno determinati movimenti e l'uomo ne fa altri. Quindi fai conto che da noi proprio anche la danza classica è la base, noi facciamo danza classica un'ora e mezza tutti i giorni. Certo, beh, si rifà molto alla danza, chiaramente, insomma, è proprio il portare il ritmo nell'aria. Come definiresti la ginnastica ritmica tu? La vorrebbe definire Martina, ma sicuramente. Eccola. Ma in senso tecnico o più in senso. Scusami, Marti, hai sentito la mia domanda? Sì,
come definirei la ginnastica ritmica. Sì, sì, esatto, un po' anche non a livello tuo personale, perché immagino che per te sia tipo la tua vita, cioè la tua grande passione, a livello tecnico, no? Perché io, tu mi hai detto, noi facciamo molta danza, dico, beh, effettivamente è alla base, no, della ginnastica ritmica, perché è proprio portare il ritmo un po' nell'aria, però non so, magari invece ho detto una baggianata, tu come la definiresti? Ah, no, beh, certo, poi noi facciamo il lavoro della ginnastica ritmica, lo portiamo nella squadra, quindi noi utilizziamo questi attrezzi che sono il cerchio, la palla, le clavette, il nastro e la fune, e quando tu guardi un esercizio di ginnastica ritmica di squadra vedi queste cinque ragazze che si muovono a ritmo di una musica, appunto per questo ritmica, perché noi abbiamo sempre di base una musica che deve essere super aderente all'esercizio. Ad esempio a Tokyo abbiamo portato quelle cinque palle, una musica tipica giapponese, quindi noi durante l'esercizio avevamo tutti questi movimenti che richiamavano il Giappone. E poi ci sono delle difficoltà, delle cose obbligatorie, perché la ginnastica ritmica segue un codice dei punteggi. Noi abbiamo una giuria che valuta appunto l'esercizio e tramite questo codice poi definisce il punteggio, ecco. Quindi bisogna essere anche molto coordinate attrezzo corpo, perché comunque noi, e soprattutto attrezzo essendo in cinque anche con le altre compagne, devi essere super coordinata, perché tu lanci all'altra compagna e l'altra compagna non sa come gli hai lanciato, quindi la simbiosi di cui parlavamo all'inizio è fondamentale. Esatto, soprattutto noi lo diciamo sempre, abbiamo raggiunto questi risultati anche perché siamo squadra a livello tecnico, ma soprattutto siamo squadra a livello anche al di fuori dalla palestra, e questa cosa si vede subito in pedana. Certo, squadra a livello tecnico e squadra a livello umano, che quindi insomma, esatto, poi si rivede anche nello sport applicato. Mi è piaciuto anche che non hai insomma badato al politicamente corretto, sarebbe più facile dire, no, esistono sport maschili e femminili. Effettivamente, cioè, per fisicità non si presta un corpo maschile, cioè siete più brutti se fate ginnastica. No, è vero. Ma infatti, se posso intromettermi, Martina, tu all'inizio giustamente hai parlato di eleganza, no? Un po' definendo quello che è lo scopo sostanzialmente della vostra disciplina. Ed effettivamente è proprio quello che risulta, no? Anche da voi stesse quando siete in gara. A me mi hanno sempre colpito i capelli raccolti con, sembra una forza magnetica disumana dietro la nuca, sì. Il trucco, i sorrisi sempre accesi appunto. Invece la Martina che non è sulla pedana, quindi la Martina che non ha l'eleganza come scopo in quel momento, è elegante, o qualche volta, appunto, quando dicevi non ti viene un esercizio, la clavetta la spacca per terra? No, allora, devo dire che io non sono una, anche fuori dalla pedana, una ginnasta così impulsiva che spacca le clavette per terra. Però a volte diciamo che l'eleganza viene un pochino meno. Però diciamo che quando magari ci vedono anche insieme camminare per... E niente, ogni tanto va via la connessione. Ma intanto vedo il fischio che sente tutto. Sì. Mi sentite? No, ti abbiamo un po' perso. Sì, ora meglio. Ora ti risentiamo. Ok. Dicevo che a volte noi siamo ragazze normalissime al di fuori della palestra, quindi a volte l'eleganza viene meno, ecco. Anche poi, perché a volte in serve, cioè non è che uno deve essere sempre elegante. Beh, oddio, no, perché le... noi veniamo è sempre elegante. Quindi ci sono anche magari quelle che vengono da Roma, una ragazza viene da Roma, quindi ha portato tutta la sua spontaneità, una da Spoleto, quindi siamo un bel mix. Ok, quindi ti stai dicendo che noi romani siamo spontanei? Beh, è una bella... È un po' rozzi pure. Forse voleva dire questo. Non lo voleva dire. No, ma è vero, ha ragione, ha ragione.
Assolutamente non, così. Non gli si può dare torto. Giulio, no. Vuoi chiedere altro a Martina? Avevo un'altra domanda. Non ho un'altra, vedo l'ora di sentirla. Ho un'altra domanda. Che riguarda invece la musica, no? l'hai detto giustamente tu, è un altro elemento fondamentale del vostro sport insieme ai vostri corpi e ai vostri attrezzi. Ma come anche in altri sport, penso al corpo libero, nell'atletica, nella ginnastica artistica, o penso al pattinaggio sul ghiaccio, appunto pattinaggio artistico, la musica è un elemento, diventa elemento fondamentale dello sport, tanto da essere determinante per un punteggio, per una medaglia oppure no. Quindi volevo sapere che valore ha la musica per te, proprio a livello personale, e che valore ha la musica come linguaggio anche nello sport, perché anche, appunto, lo hai detto tu, a Tokyo avete portato musiche, movimenti che ricordassero il Giappone. Che valore ha la musica per unire anche, non voglio dire popoli, però atleti di paesi diversi, culture diverse? Patinaggio artistico che peraltro Martina ha fatto in gioventù. Ah, voglio fare, ecco, questo spoiler. Vedi. Certo, a livello personale vi posso dire che io vivo di musica, perché davvero amo qualsiasi genere di musica, ascolto veramente un po' di tutto, perché mio papà mi ha cresciuto con una grande cultura musicale, devo dire, e poi vabbè, la musica di adesso tutta, e anche prima delle gare oppure la mattina sempre con le cuffiette Spotify, devo dire che la musica proprio è parte di me. Mi piace perché mi ricorda sempre magari qualche momento, lo associo a qualche persona, oppure mi dà proprio delle grandi emozioni. E invece nella ginnastica ritmica, vabbè, la musica è l'elemento, penso, fondamentale, e per prima cosa deve piacere al 100% alla ginnasta, perché è poi quello che dà quel tocco in più. Se la ginnasta riesce a esprimere al meglio sulla musica tutti i movimenti, quindi anche a livello proprio di espressione mimica, facciale, è davvero importantissima. Noi studiamo proprio anche quello che è davvero importante sulla musica, e noi abbiamo la fortuna di avere un'allenatrice che ha sempre ritenuto questo punto artistico della musica la cosa fondamentale, quindi abbiamo sempre avuto delle musiche che ci hanno dato davvero tantissimo, e a livello proprio emotivo abbiamo usato, per dirvi, un anno Il Lago dei Cigni, che è una cosa super mega classica, però nell'altro esercizio avevamo Eye of the Tiger, quindi completamente una cosa opposta. Diversa. Ed è questo perché comunque noi sentiamo, fai conto, quelle musiche per un anno o anche due anni, a volte tutti i giorni, quindi è una cosa che deve piacere al 100%, se no diventa pesantissimo. Ed è bello perché ancora quando magari risentiamo quelle musiche, cioè, ci vengono in mente quando facevamo quegli esercizi, ed è stupendo, ecco. E chi è il tuo cantante preferito, Martina? A questo punto mettiamo là. Iman. Ah, certo, infatti da... avete anche imitato la gambetta sì, alla premiazione, no? Bravo, bravo, io sono fan proprio dalla prima audizione di X Factor, che li seguo. Peraltro, gruppo romano, posso dire, gruppo Monteverdino, che è il mio quartiere di Roma, scusate. Lo volevo dire, avevo bisogno di Monteverde, lo devo dire. Ma Vischio se la prende con me, ma non potevo tenermela qua, mi dispiace. Mamma, no, Martina, campanilismo, quello proprio più campanilismo dieco. Proprio sì, quello più basso, proprio vantare che una persona famosa sia del tuo quartiere. Va bene, Martina, io ho una domanda per te invece, per in chiusura, se tu hai finito, Giulio, di proprio per fare un po' di, come dire, di polemica, se vogliamo, di polemica, perché io ce l'ho dentro. Che ne pensi dell'affair Djokovic, di cui abbiamo parlato noi fino adesso, ne abbiamo parlato a lungo, però insomma se ne è parlato a lungo, non solo noi. Cosa ne pensi tu? Sì, se ne è parlato a lungo e ogni giorno ne veniva fuori una diversa, quindi sì, abbiamo seguito anche noi tutta la vicenda, perché comunque ci piace tanto seguire anche gli altri sport, ecco, siamo ragazze sportive anche al di fuori della ginnastica. E devo dire che alla fine sono d'accordo come si è conclusa, sono sincera.
magari ora lui sicuramente a livello, mi dispiace perché perderà un po' quello che è la sua figura, la bella figura dello sportivo. Quindi queste vicende non mi piacciono mai perché magari ti fanno cadere un mito, tra virgolette. Però insomma... Ma secondo te questa carriera è rovinata o no? No, secondo me lui poi è troppo, troppo forte, quindi magari ora è diventato lo scoop del mese, ma fra qualche anno forse non se ne ricorderà più nessuno, ecco. Ok. Va bene, va rimarranno bene. I risultati, rimarranno, esatto, i risultati, vabbè, in fondo è giusto che sia per uno sportivo. Esatto, assolutamente, infatti. Bene Martina, allora tu in corsa, a proposito di risultati sportivi, Martina sei in corsa per Parigi 2024, ma prima ci sono i mondiali, gli europei. Esatto, quest'anno abbiamo gli europei a metà giugno e i mondiali a metà settembre, in cui le prime tre squadre si qualificano già per le Olimpiadi di Parigi. Quindi già stiamo obiettivo. Lavorando per quelle Olimpiadi, insomma. Beh, non sarebbe male mettere già in cascina una qualificazione con due anni di anticipo. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente, Martina, in quanto tifosi. Beh, squadra si può italiana, dire, certo, in quanto te squadra lo auguriamo, italiana. Insomma. Anche per nonno e per tutti i sacrifici di nonno. E per il gelato. E per il gelato, esatto. Che ci sia tanto gelato nel tuo futuro prossimo. Nel tuo futuro, io prendo nota, come sgarro mi prenderò pure il gelato perché se lo fanno le ginnastiche. Sì, però te devi allenare 8 ore al giorno, Martina. Vabbè, magari me ne mangio di meno. O magari ho scoperto un gelato al caramello salato, quindi che ricorda un po' il burro d'arachidi, che è un po' proteico, che ne so. Dai, vabbè, ricorda un sacco di cose, insomma. È tutta una questione di ricordo. Che se lo fanno le ginnaste, che sono leggere come farfalle. Pensa, Martina mangia la pasta. Ragazzi, mangiate la pasta, perché non serve non mangiarla per essere leggere. Si digerisce pure meglio, Martina ci spiegava. Va bene. Va bene, va bene. Martina, grazie mille, in bocca al lupo per gli europei, soprattutto per i mondiali, visto che valgono come qualificazione. Grazie per essere stata con noi. Grazie Martina. Ciao, buona serata. Aspetta, sentiamo il ciao, proviamo a sentire il ciao almeno, perché se no sembra vero. L'abbiamo sentito? No? Lui sì. Andrea l'ha sentito. Io ho sentito. Grazie, ciao. È stato ciao Marti. Eccolo, grazie. Ciao Marti, grazie. Ciao.